Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ixedkedrion SPA, ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'è Ixed? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ixed durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Ixed? Ixed è un farmaco a base del principio attivo fattore X di coagulazione del sangue umano liofilizzato, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K, e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Kedrion SPA. Ixed può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Ixed 1000 UI/10 ml POLV. E SOLV. Per Soluz. Per infusione 1 flac.no polvi più 1 flac.no solv. 10 ml più 7 informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Kedrion SPA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Fattore X di coagulazione del sangue umano liofilizzato, gruppo terapeutico. Antiemorragici vitamina K, forma farmaceutica. Preparazione iniettabile, indicazioni trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da emofilia B, deficienza congenita di fattore X. Questo prodotto può essere impiegato nel trattamento della deficienza acquisita di fattore X. Posologia: il trattamento deve essere effettuato sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento dell'emofilia. Pazienti non trattati precedentemente. La sicurezza e l'efficacia di Ixed nei pazienti non trattati precedentemente non sono ancora state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Monitoraggio del trattamento: nel corso del trattamento è richiesta un'appropriata determinazione dei livelli di fattori X per regolare la dose da somministrare e la frequenza delle infusioni. Le risposte al fattore X possono variare nei singoli pazienti, raggiungendo diversi livelli del recupero in vivo e mostrando un'emivita differente. Il dosaggio calcolato in base al peso corporeo può richiedere un aggiustamento nei pazienti sottopeso o sovrappeso. In particolare, nel caso di interventi chirurgici maggiori, è indispensabile monitorare accuratamente la terapia sostitutiva attraverso analisi della coagulazione, attività plasmatica del fattore X. Quando si utilizza un test di coagulazione in vitro one stage basato sul tempo di tromboplastina, APT, per la determinazione dell'attività del fattore X nei campioni ematici dei pazienti, i risultati dell'attività del fattore X plasmatico possono essere influenzati in maniera significativa sia dal tipo di reagente APT che dallo standard di riferimento utilizzato nel test. Ciò è importante in particolar modo quando si cambiano il laboratorio e/o i reagenti utilizzati nel test. Posologia: il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità della deficienza di fattore X, dalla sede e dall'entità dell'emorragia, e dalla condizione clinica del paziente. Il numero di unità di fattore X somministrate è espresso in unità internazionali, UI, correlate allo standard attuale dell'OMS per i prodotti a base di fattore X. L'attività del fattore X nel plasma è espressa o come percentuale, relativa al plasma umano normale, o in unità internazionali, relative ad uno standard internazionale per il fattore X plasmatico. L'attività di una unità internazionale, UI, di fattore X è equivalente a quella della quantità di fattore X contenuto in un millilitro di plasma umano normale. Trattamento al bisogno: il calcolo della dose di fattore X necessaria si basa sulla osservazione empirica che un'unità internazionale, UI, di fattore X per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività del fattore X plasmatico dello 0,8% dell'attività normale. La dose necessaria viene calcolata usando la seguente formula. Unità necessarie uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento desiderato di fattore x, per 100 UI/DL, x, reciproco del recupero osservato, la quantità da somministrare e la frequenza delle applicazioni devono essere sempre guidate dall'efficacia clinica nel singolo caso. Nel caso dei seguenti eventi emorragici, l'attività del fattore X nel periodo corrispondente non deve scendere al di sotto del dato livello di attività plasmatica, in percento del normale. La seguente tabella può essere usata come riferimento in episodi emorragici e chirurgici.
grado di emorragia barra tipo di procedura chirurgica, livello di fattore X necessario, percento, UI barra DL, frequenza delle dosi, ore, barra durata della terapia, giorni, emorragia emartro precoce, emorragia muscolare o emorragia orale 20-40 ripetere ogni 24 ore. Almeno uno giorno, finché l'episodio emorragico indicato dal dolore è risolto o si è raggiunta la guarigione. Emartro, emorragia muscolare o ematoma più estesi 30-60 ripetere l'infusione ogni 24 ore per 3-4 giorni o più, finché il dolore e l'invalidità grave sono passati. Emorragia rischio di vita 60-100 ripetere l'infusione ogni 8-24 ore, finché il sintomo è passato. Chirurgia minore incluse le estrazioni dentarie 30-60 ogni 24 ore, almeno uno giorno, fino alla guarigione. Chirurgia maggiore 80-100, pre e post operazione, ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino ad un'adeguata guarigione della ferita. Poi terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere un'attività di fattore X da 30% a 60% UI barra DL. Profilassi: per la profilassi a lungo termine delle emorragie in pazienti con emofilia B grave le dosi usuali sono da 20 a 40 UI di fattore X per chilogrammi di peso corporeo a intervalli di 3-4 giorni. In alcuni casi, specialmente per i pazienti più giovani, possono essere necessari intervalli terapeutici più brevi o dosi più elevate. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di IPSED nei bambini di età inferiore ai 6 anni non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione: uso endovenoso. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Il prodotto deve essere somministrato per via endovenosa, per iniezione o infusione lenta. Si raccomanda di non somministrare dosi superiori a 100 UI barra chilogrammi di peso corporeo pro die. La velocità di infusione deve essere valutata per ogni singolo paziente. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualunque degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità: sono possibili reazioni di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono state riportate interazioni dei prodotti a base di fattore X della coagulazione del plasma umano con altri prodotti medicinali. Popolazione pediatrica: non sono disponibili dati specifici per la popolazione pediatrica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere IPSED durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere IPSED durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale con fattore X. A causa della rara insorgenza di casi di emofilia B nelle donne, dati sull'uso del fattore X durante la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: IPSED non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: riassunto del profilo di sicurezza, ipersensibilità o reazioni allergiche, che possono includere angioedema, sensazione di bruciore e dolore pungente in sede di infusione, brividi, rossore, orticaria generalizzata, cefalea, ponfi, ipotensione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non è stato riportato nessun sintomo di sovradosaggio con fattore X della coagulazione del plasma umano. Proprietà farmacodinamiche: gruppo farmacoterapeutico, antiemorragici, fattore X della coagulazione del sangue, codice ATC, B02DD04. Il fattore X è una glicoproteina a catena singola con un peso molecolare di circa 68.000 Dalton. È, proprietà farmacocinetica: l'infusione del concentrato di fattore X della coagulazione del plasma umano in pazienti con emofilia B porta ad un recupero dell'attività plasmatica del fattore X che va dal 30 al, dati preclinici di sicurezza: il fattore X della coagulazione del plasma umano è un normale costituente del plasma umano ed agisce come il fattore X endogeno. Il controllo della tossicità della singola dose non, elenco degli eccipienti flaconcino di polvere. Sodio cloruro, sodio citrato, glicina eparina sodica, antitrombina II umana concentrata, flaconcino di solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di IPSED a base di fattore X di coagulazione del sangue umano liofilizzato sono Aimalfix, Alfanine, Octanine. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.